Eccoci qui, vedo Barbara, bella carica. Ciao Barbara. Ciao a tutti, ciao Marco. Allora, con Giulia abbiamo parlato dell'importanza del budget, no? E molte volte il budget, cioè il budget del marketing viene visto in realtà solo come costo. Anzi, addirittura nelle società di calcio il marketing è solamente costo e non bisogna assolutamente investire su quello. Ecco, o meglio, quello è quello che si pensava un po' di anni fa. Invece oggi parliamo un po' con Barbara, facciamo due chiacchiere. Diciamo che conoscerla è stato un po' come scrollarsi di dosso tutto quello che il marketing negli anni ha preso di negativo, i vari guru, eccetera, che si fermano solamente all'apparenza, chi vi dice di TikTok, chi vi dice che servono solo i follower, eccetera, eccetera. Credo che nell'episodio di cambio di campo che abbiamo fatto con Barbara, la definizione di marketing sia una delle più esemplari, ovvero il modo in cui ogni organizzazione è in grado di esprimere verso l'interno e verso l'esterno, soprattutto i propri valori e il proprio perché. Aggiungerei solamente che per 3 anni è stata responsabile marketing e relazioni esterne alla Juventus, per i successivi 3 anni direttore commerciale marketing dell'Inter, da 19 anni a questa parte amministratore, delegato e presidente della società che lei stessa ha fondato, che si chiama Sportwide Group. E sì, poi un'ultima cosa che forse mi stavo dimenticando, è stata anche membro della commissione marketing della Lega Calcio. Tra l'altro, quasi pochi minuti fa, credo, se non mi sono perso qualcosa, è uscito anche un post, un'iniziativa sul filo d'oro, giusto? Quindi magari, Barbara, io ti lascerei la parola, facciamoci questa chiacchierata, magari dici anche un po' cos'è successo in questi ultimi minuti. No, va bene. Grazie intanto della presentazione, è troppo gentile. No, mentre ascoltavo con interesse i colleghi, tu mi hai detto scusami, siamo un po' in ritardo, io ho detto non ti preoccupare, tanto non mi annoio, perché nel frattempo è andata in porto una piccola operazione che stavamo seguendo in queste ore perché era una cosa di emergenza, e Andanovic ha fatto un appello per una organizzazione che noi seguiamo, tra le altre è la Lega del Filo d'Oro. Noi seguiamo diverse organizzazioni non profit e Andanovic ha fatto l'appello che gli abbiamo chiesto, e nel frattempo io l'ho mandato alla Gazzetta e la Gazzetta l'ha pubblicato, quindi ho ottimizzato il tempo e meno male che stiamo facendo questa conferenza in digitale, perché comunque è stato utile sia ascoltare che poter lavorare. E, grazie della presentazione. La mia esperienza è partita dal marketing in Fiat per arrivare alle società della Serie A e lì sono rimasta, nel senso che poi, anche se da tanti anni amministro questa agenzia che si occupa di sport, di comunicazione sportiva e di marketing sportivo, poi il grosso del nostro lavoro è nella Serie A. Detto questo, oggi dobbiamo parlare non di Serie A, ma di dare delle tips, degli spunti, un'ispirazione alle società dilettantistiche. Anche a me non piace usare questo termine in generale nello sport, perché poi ci sono anche sport di vertice che vengono definiti dilettantistici perché non fanno parte del professionismo, diciamo non professionistiche e dei settori giovanili. E quindi io non vi starò a raccontare, vista anche comunque l'ora tarda in cui passa il mio intervento e la fiducia che tutti questi, che queste persone, questi colleghi che ci stanno seguendo da stamattina hanno dato a questo bellissimo evento digitale di cambio di campo, cercherei di essere un po' più pragmatica e anche un po' più diretta a quello che farei io se venissi chiamata da un presidente di una società dilettantistica o da un presidente di una scuola calcio. E perché è inutile stare a parlare dei massimi sistemi, secondo me, a quest'ora, del marketing. Ma quello che direi è intanto di considerare il marketing per quello che è, e di questo Marco, io e te ne abbiamo già parlato. Spesso nel mondo dello sport, e soprattutto allontanandosi dallo sport di vertice, il marketing viene un po' visto come una cosa quasi sporca o comunque un inutile orpello, una cosa di cui a volte non si può fare a meno, ma è una roba che conta poco, perché comunque il grosso del lavoro è la parte sportiva, eccetera. È chiaro che, come in tutti i settori, il grosso è il core business, è il prodotto, è l'attività principale, però poi se non ci fosse il marketing, quello che tu produci, per quanto buono, poi non riesci a venderlo, a posizionarlo sul mercato, a proporlo e a farlo arrivare agli altri. Quindi il marketing è l'insieme di strumenti che ci permettono di
far arrivare all'esterno, e come dicevi tu correttamente, anche di trasmettere all'interno, quello che stiamo producendo, i nostri valori, le nostre qualità, che cosa ci distingua dagli altri, quindi anche in questo il marketing è anche posizionamento, eccetera. Il marketing è anche una parte costitutiva del prodotto, perché c'è un pensiero di marketing dietro a un'idea di prodotto, che sia un prodotto, che sia un servizio, che sia un'organizzazione sportiva. Quindi il marketing è importante, e su questo non ci tornerei tanto sopra. È importante ed è una materia complessa. I professionisti che si occupano di marketing, se lo vogliono fare bene, devono essere dei professionisti preparati, e farlo in una società sportiva è anche più difficile, perché intanto le società sportive comunicano a 360 gradi, quindi c'è già questa cosa di una trasparenza, di una visibilità verso l'esterno necessaria e continua. Poi, se parliamo di società più piccole, di scuole calcio, di società dilettantistiche, c'è anche un fatto che poi il prodotto alla fine attiene alla gestione di persone, e quindi non è tanto uno scherzo dire faccio un'azione piuttosto che un'altra. Dobbiamo sempre ricordarci, questo io lo ricordo spesso anche quando parliamo della gestione dell'immagine degli atleti, che è a un altro livello, ma sempre alla gestione di aspetti di una persona attiene. Quindi bisogna fare molta attenzione, e l'attenzione vuol dire non tradire mai quella che è la realtà, l'essenza di queste persone, la verità e la bontà di quello che si deve fare, che si deve perseguire. Poi il marketing ti può aiutare a comunicare bene verso l'esterno questi valori. Quindi questo è il primo consiglio che darei, è che non si crea nulla, si può solo comunicarlo meglio e farlo arrivare meglio dove vogliamo farlo arrivare. Come indicazioni pratiche, quelle che darei sono intanto costruire un buon database dei contatti, delle famiglie che gravitano intorno a una scuola calcio, perché quello è un patrimonio abbastanza importante dal punto di vista commerciale. Ovviamente ci sono tutte le regole sulla privacy, questo lo sappiamo, però tutte le scuole calcio fanno firmare vari documenti ai genitori. Archiviare bene ed avere un facile accesso a questi dati, saperli classificare e poterli, grazie alle liberatorie, in qualche modo cedere ai partner commerciali che si possono andare a cercare, è un valore che una scuola calcio può avere e che può essere interessante utilizzare. Con questi contatti, con queste che sono poi persone, che sono famiglie e che sono comunque un target molto interessante per tutte le aziende, perché sono le famiglie definite nel marketing il nido pieno, sono le famiglie di solito con un papà, una mamma, dei bambini piccoli, e quindi sono un target sicuramente interessante, che compra auto, assicurazioni, eccetera, eccetera, mutui. Con queste famiglie stabilire delle relazioni continue, questo si può fare abbastanza facilmente, creare una community attraverso i social. Quindi i social non visti semplicemente come la pubblicazione dell'immagine, della fotografia, eccetera, ma visti come uno strumento concreto di creazione di valore da questo punto di vista. Ecco, togliamo il concetto che il marketing è postare la foto dei bambini, dei ragazzini la domenica. Togliamo questa, per favore. Ecco, se lo è con la liberatoria dovuta, eccetera, lo è considerato il fatto che quella foto postata con criterio può voler dire che poi la famiglia la condivide, che è felice di un certo tipo di comportamento, però pensiamo che la creazione di questa community, che poi può essere anche una cosa, come dire, attraverso la quale erogare dei servizi, perché puoi erogare informazioni, puoi erogare, prima l'avvocato di Cinzio parlava di servizi, navette, cose, possono essere modi per pianificare bene l'attività dei ragazzi, comunicare facilmente con i genitori. Quindi questa, il database e la community sono due elementi su cui lavorerei molto attentamente, perché creano valore in un qualcosa che già transita per la scuola calcio, attraverso la scuola calcio, e che possono essere interessanti per i partner. Chiaro, qui non possiamo parlare di vere e proprie sponsorizzazioni, ci saranno, ci sono, io parlerei più di forniture ufficiali e di partnership commerciali, perché è più facile stabilire relazioni con aziende
di cui hai bisogno dal punto di vista tecnico per la fornitura e cercare di stabilire delle relazioni con loro che siano il più possibile vantaggiose dal punto di vista economico e finanziario per la società. E quanto più riesci a dargli un supporto nello sfruttare la tua, i tuoi asset, quanto più sarà interessante per loro legarsi a te. Quindi, abbiamo già detto, database e community, qui entra in ballo un altro mio pallino. La prima cosa che faccio quando lavoriamo per una organizzazione è andare a vedere come gestiscono il marchio. Quasi sempre, ma anche in organizzazioni molto importanti, il marchio è trattato come una cosa che c'è, ma lo usavamo così, adesso lo usiamo così, sui social però è un po' modificato perché non si leggeva bene. No. Creare un manuale di identità visiva del marchio è una cosa semplice, se la fa un professionista, la può fare un grafico, un bravo grafico è già in grado di farlo. È uno strumento fondamentale per lavorare bene, per comunicare bene, per dare all'esterno un'immagine coordinata, continua, riconoscibile, ma è anche uno strumento utile per offrire alle aziende partner una base su cui iniziare a collaborare, a comunicare, eccetera, senza avere sbavature, cattivi utilizzi, eccetera. Se un'organizzazione ha un buon manuale di identità visiva, quindi i do e i don't che si possono, nelle modalità in cui si può usare il marchio, è sicuramente un vantaggio. L'altra cosa che consiglio è di stabilire delle relazioni con i media locali. Perché tutti pensano a finire nella pagina della Gazzetta, nella rubrica, che però è piccola così, non ti dà spazio, mettono fuori tabellini, eccetera, eccetera. Le relazioni con i media locali sono meno banali di quello che può sembrare, perché spesso sono molto ascoltate se sono radio, sono molto seguiti se sono quotidiani, e stabilire una relazione basata su una collaborazione può essere utile non solo per dare visibilità all'attività dell'organizzazione sportiva, ma sicuramente è un altro asset che si può in qualche modo cedere a favore dei partner commerciali. Quindi avere una buona relazione con un paio di media locali sicuramente agevola poi le partnership commerciali. L'ultima cosa che consiglierei è, siccome, e torno alla frase iniziale sul fatto che fare il marketing sportivo è comunque un mestiere abbastanza complicato, forse, ed è abbastanza difficile che società di dimensioni e comunque con fatturati tutto sommato contenuti possano dotarsi di una persona, di un responsabile marketing esperto. Quindi è più probabile che si dotino di un social media manager, di un ragazzo, di una persona giovane, preparata, che possa seguire il web e i social, ma è difficile che possano avere un responsabile marketing esperto. Allora, forse il consiglio che mi sento di dare è di rivolgersi a un'agenzia e valutare se un'agenzia è disposta a seguire l'organizzazione. Probabilmente il costo è sicuramente inferiore a quello di una risorsa fisica in-house, e però il risultato può essere di livello professionale maggiore. Quindi questo è un po' il mio pensiero sul marketing applicato alle società dilettantistiche, ma soprattutto alle scuole. Il mio pensiero era più per le scuole calcio. Secondo me è oro questo che hai detto, perché sono tutti elementi totalmente attuabili già da domani, anzi in realtà già da oggi, perché non c'è bisogno di mettere dei volantini fisici in giro, no? Perché alla fine, se noi ci pensiamo, anche tutte le società, le organizzazioni non calcistiche, che pensano che investire nel marketing debba essere il cartello stradale al semaforo, si dimenticano che ormai quando ci si ferma al semaforo si prende il telefono e si scrolla su Facebook, no? O sui social. La cosa però interessante che hai detto è sulla parte di che quando hai un fatturato, quindi puoi permetterti degli investimenti contenuti, hai bisogno o di andare su un'agenzia esterna o comunque di avere qualcuno abile all'interno della società, che non vuol dire prendere il cugino di turno e fargli fare postare Facebook, perché lì andiamo un po' sul lato di
randomico, no? Senza una strategia, butta, fai cose, fai casino sui social. Peccato che poi andiamo a toccare il concetto di brand che hai detto giustamente e diventa sempre più scadente. Allora abbiamo una domanda, Barbara. Randy ci chiede: cosa dovrebbe fare un marketing manager alla prima esperienza in una società di serie D o C? Quindi io ti chiedo, c'è qualcosa, magari la parte di attuabilità è quello che hai detto fino adesso. Io ti chiedo magari, una cosa che mi è venuta anche a me, quali sono le skill che una società deve ricercare all'interno dei ragazzi? Quindi facendo reverse engineering, andiamo a dire a Randy su quali cose bisogna formarsi prima di tutto. Allora, intanto, se parliamo di società di calcio di serie B e C, il modello è un po' diverso da quello a cui facevo riferimento io adesso, perché cominciano ad avere una dimensione comunque diversa, delle necessità comunque diverse e probabilmente anche dei budget diversi. Le caratteristiche di un buon marketing manager, intanto secondo me non essere innamorato del prodotto, ma essere innamorato del marketing, nel senso che a me non piacciono le persone, non mi sono mai piaciute le persone che lavoravano con me, che si dichiaravano tifose, quelli che mi mandano il curriculum e che scrivono sono tifoso da quando ero piccolo, sono, non c'entra niente, perché non è che uno fa il medico perché gli piace il sangue o, e quindi io faccio questo lavoro perché vengo dal marketing, per via di marketing, non per via di sport. E poi ti appassioni al tuo lavoro e cerchi di farlo bene, però ecco, un po' di disamoramento dal, o comunque di atteggiamento da tifoso, a me questo atteggiamento da tifosi mi dà sempre un po' fastidio. A parte questa, che possiamo considerare una battuta, di corsi di formazione oggi ce ne sono tantissimi, fin troppi, ci sono corsi di laurea, master. Bisogna solo essere persone serie, aver studiato seriamente e applicarsi seriamente a una struttura aziendale e a un prodotto che sono molto particolari. E la particolarità è questa, che da una parte è entertainment, da una parte è sport, da una parte è business. Gestire tutti questi aspetti, e infatti le grandi società, delle società di prima fascia della Serie A, poi hanno chi comunica la parte sportiva, chi comunica per la parte finanziaria, chi comunica per la parte, chi gestisce solo le sponsorizzazioni, eccetera. Quindi alla fine racchiudere in un'unica figura l'attività di marketing di una società sportiva è abbastanza complicato. Però Le cose principali sono le cose base, quindi il logo e l'identità visiva a cui facevo riferimento prima, fare dei pacchetti di sponsorizzazione ben strutturati. E anche qua, ecco, l'errore, mi sento dire che uno degli errori che viene fatto di più è considerare l'esposizione del marchio come il totem da offrire alle aziende, e spesso anche i clienti magari non sono tanto esperti di sponsorizzazione sportiva, misurano un pacchetto di sponsorizzazione solamente con i centimetri quadrati dell'esposizione del logo della propria azienda, quanti biglietti mi dai, ma non è quello. Il vero valore di una sponsorizzazione è il valore del marchio con cui ti abbini, quindi è intrinseco nel valore della società, della squadra, del team con cui vai a fare l'accordo. Quindi già quello, tu stai comprando quello sostanzialmente. Ma il valore vero che devi contrattare nel momento in cui fai un accordo di sponsorizzazione sono le attivazioni, è la disponibilità della società a fare delle attivazioni su quella sponsorizzazione, cioè a darti la possibilità di organizzare una convention allo stadio, un walkabout allo stadio piuttosto che al campo d'allenamento, a concederti N atleti per girare uno spot, le fotografie per fare questo e per fare quell'altro. Questo visto dalla parte dell'azienda che stipula l'accordo, ma visto dalla parte del marketing manager, io cercherei di fare dei pacchetti che ben equilibrati possano offrire questo tipo di supporto e questo tipo di opportunità all'azienda con la quale sto cercando di concludere l'accordo, perché questa è la parte che normalmente rimane più debole in un accordo di sponsorizzazione, perché le aziende si accorgono solo dopo aver firmato
che hanno comprato un titolo di fornitore ufficiale, sponsor, gold sponsor, quello che vuoi, e poi gli rimane tutto il mondo dell'attivazione fuori da questo contratto. E tante volte se ne accorgono dopo 6 mesi di sponsorizzazione. A metà della stagione dicono, cavolo, però adesso ho questa roba, ho già messo il bollino quando esco fuori in comunicazione, ho già scritto partner ufficiale, cosa me ne faccio? E lì devono poi partire. E allora poi se il tuo partner non è contento, l'anno dopo non rinnovi, o 2 anni dopo quando scade il contratto. Quindi l'identità visiva è fondamentale, fare dei buoni pacchetti di sponsorizzazione è fondamentale e cercare di occupare nella maniera giusta, e quindi giusta vuol dire in modo differente, tutti i media, perché è un'orchestrazione dove non c'è poi, spesso si sente questa specie di opposizione tra i social e tutto, come se i social fossero l'oggi e il futuro della comunicazione. No. I social sono un media che noi dobbiamo gestire. Non, nella storia dei mezzi di comunicazione non c'è praticamente mai stato un mezzo che ha buttato fuori quello precedente, a parte la stampa con gli amanuensi. Ma poi dopo, tutto quello che è venuto dopo si è sempre aggiunto a quello che c'era prima, e la capacità di una persona di comunicazione, che poi rientra nelle capacità del marketing, è quella di saper gestire i diversi media per i loro obiettivi, perché il mezzo è il messaggio. Questo l'abbiamo studiato tanti anni fa, ma è assolutamente vero. Quindi, a seconda del mezzo che usi, devi usare un linguaggio, sai che vai a colpire un certo tipo di obiettivo e di target, sai che può essere quel messaggio visto o dalla macchina, come facevi riferimento tu, vedendo una comunicazione esterna, una fissione, o sul giornale, o alla radio, o su un social, e quindi devi adeguare il tuo messaggio. Quindi questo è l'altro consiglio che mi sento di usare, gestire bene tutti i mezzi, e sono tanti, che una società sportiva ha a disposizione, orchestrandoli e ottenendo da ciascuno il meglio e riuscendo a colpire un target sempre più allargato. Ecco, target. Chiudiamo con questo, abbiamo gli ultimi 5 minuti, secondo me è molto importante questo elemento qua. Perché, Barbara, devi sapere, anzi lo saprai già, però lo diciamo a tutti, che in questo momento non ci sono solo la crisi non ha colpito solamente le società di calcio, ma tutta la filiera economica. Per cui significa che tutte le società che accettavano di sponsorizzare dilettanti, perché sì, perché mi mettevi il cartellone allo stadio così che 200 persone a domenica me lo vedevano, deve cambiare totalmente. Ma questo non vuol dire che non ci sono più, non possono più esserci sponsor. È molto probabile che lo sponsor debba diventare partner, dove c'è uno scambio equo di valore, no? Come dicevi te, a questo punto può aver senso fare list building, quindi avere gli indirizzi email, comunque i contatti delle famiglie, perché a quel punto tu scambi il valore e dai alle famiglie qualcosa di cui lo sponsor ha bisogno. Adesso questa cosa è importante, perché? Perché il calcio si è sempre incentrato su un target che è quello del tifoso, a partire dalla Serie A e arrivare ai dilettanti, alla terza categoria. Non è un caso che anche il 98% di siti, secondo me, ha in primo piano le news, no? Le news sui siti web sono la prima cosa, come se ogni persona che entra in un sito web della società debba vedere le news e non magari il why o perché. Quindi, come facciamo a far capire, Barbara, che ci sono diversi tipi di target ai quali dobbiamo far riferimento? Non lo so, glielo proviamo a dire. Cioè, nel senso, il target di calcio, se parliamo di Serie A, è un target molto allargato e molto trasversale. Come diciamo sempre, c'è dentro dall'amministratore delegato alla persona con una bassa cultura o preparazione o formazione scolastica, ci sono dentro molte donne, ci sono i giovani, c'è dentro di tutto. Credo che le società, ovviamente, non credo, le società della Serie A, ma anche della Serie B, della Serie C, sanno perfettamente che il loro target non sono gli sportivi. Uno dei loro target è quello degli sportivi, che è quello che deve comprare gli abbonamenti, che compra i biglietti per lo stadio, ma anche su questo si è capito da tanto tempo che se tu parli, dialoghi con un pubblico più allargato, non parli più al tifoso, ma parli alla famiglia,
lo vediamo bene anche in tutta la tematica della costruzione di stadi. Dopo di me parlerà Giuseppe Rizzello, che di questo, voglio dire, ci ha costruito un pezzo della sua carriera professionale, quindi sa bene di cosa stiamo parlando. Più allarghi il target a cui ti riferisci anche per quanto riguarda la vendita dei tuoi servizi allo stadio, più aumenta il fatturato e più migliora anche l'atmosfera che c'è dentro uno stadio. Quindi su questo credo che ormai dovremmo averlo capito tutti. Parlando delle società a cui ci siamo riferiti, a cui vi siete riferiti oggi per tutto il giorno, credo che su questo ci sia poco da avere dei dubbi, che non è il target, non sono i tifosi. Il target, consideriamo, in qualche modo i clienti sono delle famiglie prima di tutto, e dobbiamo anche pensare in questo senso che una società sportiva ha anche di questo tipo, una scuola calcio ha anche dei concorrenti, quindi che sono altre società sportive, che sono anche società sportive anche di altri sport nella fase proprio iniziale, no? Perché un bambino di 5-6 anni può decidere di andare alla scuola basket o a judo piuttosto che iscriversi a calcio. Ecco, su questa parte qua secondo me c'è tanto da lavorare, perché secondo me all'inizio c'è una dispersione sulla possibilità di bambini di frequentare le scuole calcio, dovuta al fatto che spesso le scuole calcio non sono capaci ad accogliere in maniera corretta da un punto di vista anche pedagogico dei bambini così piccoli, e che invece trovano più facilmente accoglienza in altri ambiti sportivi, dove il cliente famiglia, il cliente bambino, viene guardato con più rispetto, perché sono bacini un po' più piccoli e quindi non è va via uno ne arriva un altro, ma se un bambino viene alla scuola di judo a 6 anni, io cerco di farlo rimanere. Se mi viene a fare pallanuoto, io cerco di farlo rimanere. Nelle scuole calcio spesso questo tipo di atteggiamento non c'è, quindi c'è poca flessibilità alle necessità delle famiglie, quindi c'è poca possibilità, disponibilità a seguire il bambino, che magari è più timido, che magari ha dei problemi a inserirsi, eccetera, eccetera. E questo in qualche modo attiene sia alle cose delle quali avete parlato stamattina, cioè tutta la parte poi di sviluppo tecnico, di vivaio, di crescita, eccetera, però attiene anche al marketing, perché quello è comunque un tuo cliente importante, e i primi soldi questo tipo di società li recuperano da questo target, dalle famiglie. Quindi dopodiché non parlerei di tifosi, parlerei appunto sempre di famiglie che stanno intorno a questi bambini, che poi sono le stesse che viaggiano a seguito della squadra, che la domenica vanno a vedere le partite, che vengono nel tuo campo di allenamento, che vengono nel tuo campo di gioco a vedere le partite, che poi consumano, che mangiano, che comprano le bibite, eccetera. Quindi tutti i servizi che sono intorno a queste famiglie possono diventare anche fonte di redditività, e sono comunque una cura del tuo cliente principale. E curare questo tipo di cliente sicuramente ti rende un po' più forte nei confronti delle aziende con cui puoi andare a impostare delle trattative commerciali. Esatto, non dimentichiamoci mai che il primo scoglio vero che una società incontra è la mamma che non vuole che il figlio prenda freddo d'inverno, e quindi ancora meno senso tutto questo snobismo quasi che c'è da parte delle società, che dicono sì, un bambino se vai via tu ne ho altri 100, anche perché non dimentichiamoci anche che molte società si basano quasi interamente sulle rette dei genitori, e allora se la nostra sostenibilità sono loro, perché non li trattiamo come si deve? No? Questa è una domanda che potremmo porci all'infinito. Barbara, il nostro tempo è finito, a me dispiace, io ti terrei qui all'infinito. Va bene così. Io ti ringrazio tantissimo, Barbara, per il tuo tempo e per quello che hai condiviso con noi e le persone che ci hanno ascoltato. Grazie a te, grazie a tutti. Io invito tutti ad andare ad ascoltarvi il podcast che abbiamo fatto con lei un po' di tempo fa, perché lì ci sono delle chicche mica male. Ciao Barbara, buona serata. Ciao a tutti, ciao.